Questo video si rivolge soprattutto a tante persone che hanno problemi fisici, hanno delle disabilità o anche semplicemente a persone a cui è stata tolta la patente per qualsiasi motivo, oppure persone che stanno affrontando delle terapie, delle cure. Quindi si parla di prodotti che possono sembrare magari allegri, simpatici, quasi da, diciamo, da burla, quasi da presa in giro. Però bisogna anche immedesimarsi in persone che ovviamente hanno dei problemi che magari per una persona che sta bene di salute, che non ha problemi, che fisicamente è a posto, non si pone mai. Ma quando poi arrivano questi problemi, che possono essere di varia natura, e molto spesso ci viene la prima cosa di cui veniamo privati è anche la mobilità, quindi potersi spostare con l'automobile, perché ovviamente chi affronta terapie o chi ha problemi anche fisici non può più guidare un'automobile normale, si ritrova praticamente con una situazione, diciamo, di angoscia personale, che a me ovviamente rattrista tantissimo, ma che può capitare e capita a tantissime persone. Queste sono soluzioni carine, abbastanza economiche, gestibili, che però ridanno veramente tanta fiducia, ridanno veramente quel pizzico di libertà in più che magari ci è stata tolta non per nostro volere, ma perché purtroppo molto spesso la vita ci riserva anche queste cose. Molto spesso non ci pensiamo, noi viviamo la nostra vita normale, regolare, chi con i suoi problemi, chi con altri, ma diciamo un po' tutti non andiamo a badare, a pensare a situazioni del genere, ma sono situazioni che ci sono. E queste possono essere alcune soluzioni che ridanno tanta fiducia, tanto morale a tante persone, sia in età avanzata ma anche in età giovane, perché ci sono problemi anche persone giovani. Ci sono anche tanti ragazzi che non hanno la possibilità di poter guidare un'automobile normale o che non hanno il modo di poter gestire la vita in maniera uniforme come facciamo un po' tutti. La loro vita sarà leggermente diversa in certi aspetti, ma in tutt'altri aspetti sarà identica. E quindi perché togliere la possibilità di poter avere un mezzo che ti dà un minimo di autonomia, un minimo di libertà? Questa è una piccola riflessione che io voglio fare prima di mostrarvi questo video, prima di mostrarvi questi prodotti che io non vado a pubblicizzare, vado semplicemente a far vedere. La persona con cui interagiamo è una persona che ha la vendita di questi prodotti e che è una persona che può anche sulla sua pelle, diciamo, testimoniare determinate circostanze, determinate cose che stiamo affermando. Quindi proseguiamo il nostro video e ovviamente buona visione a tutti e grazie. Sandro, Sandro, Sandro Ciccali, Sandro, Sandro, Sandro Ciccali. Eccoci qua cari amici, bentornati sul canale Sandro Ciccali Free Energy. Questa mattina, quest'oggi andiamo a trovare un nostro amico del canale che già conoscete, il nostro amico Loris, che ha, come vi dicevo, vi avevo raccontato già in un video precedente, una concessionaria di automobili. Ma andiamo a vedere alcune tipologie di automobili un po' particolari, legate sempre all'energia elettrica, perché parliamo di automobili elettriche. Quindi ci avviamo, andiamo ad incontrarci con il nostro amico e vediamo di cosa stiamo parlando. Seguite il video. Siamo all'interno della prima vettura, quella che avete visto arrivare, che è una macchina che viene utilizzata per persone che hanno delle disabilità. Quindi è una macchina comodissima, piccola, facilissima da guidare. Andiamo poi a vedere tutti i dettagli. Adesso andiamo a prendere anche l'altra, che è ovviamente una macchina più potente perché viene utilizzata e si guida con la patente. Quindi questo è il modello che state vedendo in questo momento. È quella piccolina. E abbiamo Loris alla guida.
questa è veramente uno spettacolo, cioè sembra un aereo. Questa è la Tesla per ragazzi. La Tesla per ragazzi. La Tesla per ragazzi. Questa però ci vuole la patente per guidarla, perché non è una senza patente. Ci vuole. Questa c'è 50 e 125. Ah! Cioè paragonate a queste cilindrate, insomma. Sì, per ragazzi o anche per uno. E c'ha, vabbè, il CarPlay, c'ha il touchscreen, c'è il navigatore, c'è anche l'aria condizionata da quello. E c'è l'aria condizionata da qui. Tutto sullo volante. C'è le ventole, aria dentro, aria fuori, c'è. Come butta. No, bellissimo. AC. Tu pici questa e butta l'aria fresca. No. C'è lo sbrinatore. Questa è completamente elettrica, con tutte le cosine per ragazzi, CarPlay, quindi una patente, diciamo, quella della patente motorino, a quella della moto, il motorino, la M, come la chiamano ora, la M mi sembra sia, non lo so, io non me ne ricordo, mi ricordo c'è la patente A, la patente B, e questa è la chiave, c'ha tastini per al posto delle maniglie, tutto elettrico, cioè il meccanismo è tutto elettrico, tutto elettrico, quindi se uno rimane senza batteria rimane chiuso dentro, no, c'è le cose di sicurezza. In più abbiamo la ricarica alle colonnine, ovviamente. Che PCV poi. Sì. Poi la dotazione, ovviamente c'è il suo cavo. Sì. Poi abbiamo la ricarica da tramite le batterie tu le colleghi alla presa di casa. Ah, abbiamo il suo con l'asciugo. Sì. Tu l'attacchi. Il suo alimentatore, diciamo. Se poi non hai né colonnina né niente, le batterie si possono togliere. Tu levi questo e tu le sfili. Una, due, c'è il suo carrellino e te le porti su un caso. Quante sono? Quattro? Due. Due batterie. Due batterie. Qui c'è la possibilità di portare una persona dietro. Certo. O avere la voliera per appoggiarci la roba. Bellissimo. Sta in un motorino. È come avere un motorino. Sta nei motorini. È nella categoria di motorini. Però è un'automobile. Bella Loris. Poi c'ha tutta la cellula d'acciaio. Sì, diciamo non è tipo è un'altra cosa rispetto a questa. Questa è un altro tipo di macchina. Anche le ruote, insomma, si vede la differenza. Queste sono più comode. Qui abbiamo ruote molto più grandi. Di lamiera tutta la macchina. Anche gli sportelli sono di lamiera. Bella. È molto bella. L'interno è bellissimo di questa macchina. Ora andiamo anche a provarla. Ora siamo. Fa un giro. Freni a disco anche dietro. Quattro freni a disco come l'altra. Sì. Ma poi le ruote sono grandi, queste sono da 14? 16. Di 16. Ce l'ha la mia macchina di queste dimensioni. Poi c'ha fari automatici, posso. Ora questa è una demo, diciamo. Però insomma. È il modello, diciamo, dimostrativo che ce l'hai per un mese, mi hai detto, giusto? Sì, sì, poi ora questa ti passo a Milano. Ti porta su a Milano. Ottimo! Vedere il fit proprio come una macchina come la Smart, si leva proprio il cofano uguale alla Smart, no, cellula d'acciaio, batteria servizi e qui filtrino per antipolline, antiparticolato, certo. Questa è esattamente come liquidi, come una macchina, come un'automobile normale, proprio tutta di acciaio, tutta in acciaio, non è in plastica, no. Questo è proprio il classico telaio monoscocca, sì, come la Smart. Esatto. E tu stai, insomma, tranquilla con figliolo, tu ce lo mandi più volentieri. Certo. Che con quei ossi tutti di carne. Vedete, questi sono i tubi dell'aria condizionata, quindi sì. Non diciamo eresie, l'aria condizionata c'è. È una macchina così con l'aria condizionata. Una pompa elettronica, elettrica, invece con la cinghia, come c'hanno le Tesla. È una pompa di calore, è un semplice condizionatore elettrico. Sì. Adesso facciamo una prova interessante, nel senso che questa macchina, se noi la parcheggiamo magari in un posto stretto dove non abbiamo lo spazio per uscire, sì, tramite il telecomando tu pigi questa funzione qui, se mi sbaglio ci abbiamo una cimice che cammina sul, allora prima la va chiusa, macchina chiusa, poi tu pigi questo e lei si sblocca, leva freni, ok, e la comincia a andare con questi tasti qui per dire vada. Tramite il pulsante che c'è qua la macchina si sposta, vedete? Sì. Guardate. C'è un motorino parcheggiato qui, un altro di là, come fa a entrare la macchina? Così. Bellissimo. Oppure
in avanti dice vada, c'ho posto tra due macchine, ce l'ha un filo, bene, tocchi l'altro tasto, con solo due dita si muove la macchina, guardate, fenomenale. Ci andiamo a fare un giro adesso, perché ovviamente con Loris la proverò io, la proviamo insieme, perché è una bestia, veramente bellina. È bellina. Ma quanto arriva? Questa a 50, la 125 dovrebbe arrivare a 80-90. 80-90 so all'ora? Sì. Tanta roba, considerate che è stretta, quindi è una macchina che non ha la larghezza di un'automobile normale. Qui abbiamo circa un metro. È un metro. Deve stare nel motorino. Deve stare nelle dimensioni di un motorino. È un quadriciclo, diciamo, neanche ciclomotore, un quadriciclo. Sì. Loro lo dicono, cioè diciamo che è un quadriciclo, però tu la puoi mettere nei motorini. Certo, cioè, categoria. Tipo il vecchio Twizy della Renault. Sì, 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 me lo ricordo, sì, con gli sportelli, è vero. In tutta maniera, l'evoluzione. È un modello che ovviamente a tanti di voi potrà interessare, a tanti altri no, però è un'alternativa valida per tante situazioni, sinceramente. Il centro, le città. Il centro, fantastico. Per certi modi di ricare. Se c'è la colonnina tu levi la batteria. Certo. La batteria estraibile è tanta roba. Che poi c'è le colonnine, se tu le trovi, mi sembrano 30 minuti le piene. Tanta roba. Quanti c'hai di accumulo, te lo ricordi? So che fa 100 km. Andiamo a vedere la scheda. Perché ti ho detto, è un'anteprima. Sì, sì, è, diciamo ancora non è in vendita. Diciamo, è una presentazione che uscirà fra qualche giorno, sì. Bella. Andiamo a fare un giro. Adesso andiamo su questo modello qui che è totalmente senza patente, giusto? Senza patente, senza targa, senza nulla. E questa qui è indicatissima se uno ha una problematica, una disabilità, tipo una disabilità, diciamo. Oppure fa una cura momentanea che non può guidare. Dice, mi compro questa, con una ora di 6 mesi di queste pasticcone bombe, sì, non sì, si può guidare. Sì. Ti prendi questa e ti fai i tuoi giri. Una persona anziana che magari non gli rinnovano la patente per andare a comprare il pane, per andare a comprare il giornale. Sono tutte cose che questa ovviamente è carina da morire anche questa. Sì, anche questa c'ha la possibilità di caricare la roba. Dietro, ora c'è il mio asino, perché si è fatto e una due posti ora. Comunque c'è, cioè, un'altra persona la può portare anche questa. Sì, ci sarebbe, perché questa c'è la cintura pure. Sì, lì. Sì, ci sarebbe la cintura. Qui c'è il suo carica batterie. E questa si carica con la presa tranquillamente con l'asciugo, sì, a casa. Sì. Poi andremo a vedere anche le capacità delle batterie, sì, ovviamente. Sì, qui sì. Non parliamo di fare 1000 chilometri, parliamo di fare qualche centinaio di chilometri, sì, nell'ambito urbano. Sì, ma però solito discorso, accensione elettronica, aria calda, volendo può essere dotata anche di condizionatore, sì. Questo modello retrocamera pure questa per abbiamo fare la retromarcia, perfetto. E poi c'ha la modalità a 15 all'ora per le zone pedonali. E già va da sola a 15 all'ora. Sì, 25 per la strada. E poi prima si poteva anche matricolare con lo sport, si andava a 50. A 50. Poi hanno fatto quella e questa è rimasta limitata. Per rimanersi. C'ha due tettini apribili, con uno, ben due, uno qui e uno qua, quindi ricircolo dell'aria, qui ci si sta bene. Abbiamo il tettino posteriore, sì, di lunottino, che si apre, quindi l'aria circola tranquillamente. Sì. No, è veramente bellina, è un balocchino, sembra, sì, elettrici, non parliamo di finestrini manuali. No, solo pannelli. Tutto ci elettrico. Ci fa lavorare con un pannello da casa, ma questa qui. Infatti poi lo rileghiamo questo discorso. Perché tanta roba. Alla ricarica anche con i pannelli fotovoltaici, perché appunto Loris, come ben sapete, avete visto il suo impianto e abbiamo la possibilità. La possibilità di ricaricarla con impianto solare. Qui ovviamente prese USB. Prese USB per il cellulare. E via, e anche questa Bluetooth, c'ha la radio che ora non si può accendere. Assolutamente, la radio ora è vietata, perché sennò YouTube ci sega. Le batterie sono piene, piene le sono a 65, ora 63, però c'è fari accesi, ecco. Tutti fari a LED ovviamente. Tutto LED completamente, sono anche più bellini di ella. C'ha tutta la righina dietro. Sì, lo vedo. E davanti quasi. Andiamo a vedere davanti. Aspetta. Fantastica.
cioè è fantastico. Questa è proprio la classica macchinina ideale appunto per chi ha problemi di movimento. Il posto, diciamo, sulla carta è con quei quadricini, tu vedi, con nylon per vecchi. Con il nylon sopra, sì, insomma, sì, 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 è un'altra cosa. Insomma, questo è un altro andare. Aria calda. Poi è anche più sicura perché stabilità maggiore. Aria calda oppure ventilazione. Bella, veramente bella. Andiamo a fare il test. Fa un po' di test. Quindi adesso ci approfittiamo sull'altra macchina, prepariamo, diciamo, le nostre telecamere, entriamo dentro, andiamo io e Loris, farò un paio di guide anch'io e poi vediamo, tiriamo un po' le conclusioni, andiamo a vedere anche altri dati tecnici di queste macchine. Eccoci qua, mi piazzo. Quindi leva... Vai, metti in moto, gira la chiave. Siamo quelle in moto. Quindi guarda, tu piccino da qui. Si leva freni. Sì, freno automatico, ok. Retrocamera e tu vai. No, bellissimo. Vedi? Avanti. È un po' come la Tesla, perché da, sì, da, dal devio luci si fa. Cioè da, da, sì, dalla, anche, dalla barretta anche del Mercedes. Anche Mercedes. Sì. Vedi? Questa siamo partiti. Formula 1. Così tu sai già. Poi questa specie di volante fatto a cloche. Tanta roba. E c'ha, ma vedo c'ha una bella sterzata, cioè non importa girarlo molto. No, sta così, tu sei già. E non si va con la Tesla. No, senti che bellezza. Silenzio. Ovviamente questa è bloccata a 50 all'ora. A 50 all'ora, quindi vabbè, tira su un po'. Finiamo un po' i finestrini, se no fanno rumore fanno turbulenze. Intanto abbiamo l'aria condizionata. Si accende l'aria, mettiamo il ventilatore per ora. Se ti arriva non lo so. Per adesso si sta molto bene qua dietro, si sente il rumore del motore. Vedi, 48. Questa è la velocità sua. Sì, poi magari farà un po' di più, dipende. Cioè, lo sterzo è sensibile, basta toccarlo appena, sì, sì, già sterza, vedi? Tac. È sensibile. E tu vai. Come macchina, ora a parte la velocità, però anche le buche non si sentono esagerate. Hanno le ruote piuttosto grandi, quindi si sente, lo senti molto meno. Avendo un diametro grande. La casa lavoro, può dire, può pigliare, poi si rigenera. Sì, sì, alla frenata rigenerativa, sì, ovviamente. Tu lo senti proprio sui piedi, quando tu appoggi proprio. Molto spesso non freni neanche. Non freni, sì, no. Esatto. Senti. Favolosa. C'ha il filtrino antipolline come le macchine. Filtro antipolline? Sì, sì, per l'inquinamento nelle città. Qui. Assolutamente, tanta roba. 51 ora, va. Beh, più che sufficiente, più che sufficiente. Io per qui, dove vai? No, è silenziosa, non si sente neanche le asperità. Cioè le buche, niente. È proprio fatta a macchina. Questa è proprio una smartina. È una piccola, sì, una pseudo smart più stretta. Poi c'ha un bello stereo, non si può mettere, ma è anche potente per figlioli di garba. Certo, certo, sentire la musica ad alto volume. Non la mettiamo perché YouTube ovviamente blocca ci tutto. Bloccherebbe il video, però sappiate che comunque anche l'impianto stereo è bello, è forte, top, è top. Se tu poi ci si carica la tua sigla dopo è vero, è vero, è vero. Tu me la mandi sul telefono. Free energy. Tum. E, c'ha le luci, ovviamente sono automatiche. Che anche questa è una cosa che io sinceramente, cioè si deve arrivare a mettere le luci automatiche, perché io molto spesso in galleria, anche in autostrada, vedo tanta gente con le luci spente. Sì. Cioè, ma come si fa? È la prima cosa, è una delle prime cose che ci insegnano in autoscuola. Le luci vanno accese nelle gallerie, oppure. Ora ti faccio vedere anche in due sulla salita di Culmo di Poggio a Caiano. Ecco, abbiamo la salita ora, si andiamo a vedere. Sì. Che è bella ripida. Sì, se non mi ricordo male sta salita qua è piuttosto ripida. Non so se è un 10 o un 15. Insomma, dicevo, per la città, per me sia anche troppo forte. Sì, in effetti sì, per muoversi in città, no. Che te vuoi, l'ideale. Tu, poi tu passi come con un motorino, perché è un metro, tu puoi passare, sì, la fila molto, delle macchine, poi tu rientri, tu fai come ti pare. Tu la parcheggi nei motorini. Sì, ecco, appunto, può essere parcheggiata dove ci sono gli appositi spazi per i motorini. Perché se tu metti la smart come facevamo prima, per così ti facevano la multa, te la levavano. Ah, ok.
Invece questo, essendo motorino, te lo metti proprio nei motorini o nelle macchine, dove tu vuoi, un posto tu lo trovi, capito, senza prendere la multa. Ragazzi, io sono qua dietro, si sta comodissimi, si sta veramente comodi, devo essere sincero. Cioè, sembra un giocattolino, perché in effetti è come se fosse un giocattolino, però è spettacolare, è veramente spettacolare. Ora qui abbiamo la salita. Per farti vedere che, diciamo, non perde potenza. Te sai, io ho anche delle bici elettriche, no? Che molto spesso mi vengono mandate per fare delle recensioni. E mi diverto come un matto. Qui siamo in salita, non so quante sarà. Questa è una bella salitotta. Però, questa è una bella salita. Siamo nel centro, possiamo dirlo, di Poggio a Cagnano, vicino a Firenze. Guarda, va giù di 37, se era 39, in cima 36. Ma qui è molto, molto di più. Insomma. E quindi prende velocità, poi, ovviamente. Ora, qua si riblocca e se tu levi, vedi, si manca a 60. Sì. Però se tu levi il gas, la si ricarica. In generazione. Sì. Tu vai come macchina, c'è po' da. Io devo essere sincero, non ne ho mai guidate una. Ora se tu la provi. Non ho mai avuto l'esperienza di guidare neanche le automobili elettriche attuali, cioè tipo Tesla o tipo. Si gira qui e tu la provi. Troviamo un posto dove. Sì, è tranquillo. Perfetto. Allora, proviamo. Vai, la cintura. Allora, cintura, la cintura è qua. Bravo. Se non suona, per me è una cosa nuova, quindi, cioè, quindi il pedale del freno, ok. E poi tu metti drive, tu mandi giù la leva e questa leva qui, sì. Ma se voglio andare in retro, in su sempre con i pedali di freno, se no non entra le marce. Quindi ora faccio così, anche il tettino panoramico, gli bellini su. Quindi la macchina adesso può andare in retromarcia, giusto? Sì, tu c'hai la retromarcia. Ah, perché va da sola, parte da sola in retromarcia. Appena tu dà un pochino di appena mossa. Lasci lei, e quindi con il freno se ti moduli. Sì. Ok, perfetto. Quindi mi fermo, sì. Metto su drive. Sì. Se lascio, lei no. Lei parte già. Sì. Ah, vedi. Interessante sta cosa. L'aria arriva, senti, si sta anche. C'è cioè l'aria condizionata, si sta benissimo. No, veramente fantastica. No, mi sembra di essere sulle macchinine a scontro. Sì, quelle lì. Ora di qua, a sinistra. Sinistra? Di qua non si può andare. Tu ti fai un altro pochettino. Almeno tu senti sulle buche. Sai, ecco qui. Questa è una strada un po' piena di buche. No, bellissima. Cioè, one pedal. Io il piede sinistro completamente a riposo. Sto andando 25-26, se schiaccio un po' la macchina prende subito. E siamo in salita, Sì, qui è un posto così. No, bellissima, sembra di guidare un aereo. Sì. Qui per forza a sinistra, giusto? Sì, per forza a sinistra e poi si ritorna a essere per rotondone. No, fantastica. Qui vado dritto, si va alla rotonda, sì, giusto? Sì, per la rotonda di sera prima. Fammi sentire il freno è un po' gommoso. Bravo, perché c'ha quel sistema lì del. C'ha quel sistema lì della rigenerazione. Quindi non lo senti molto presente, no, il freno. No. Interessante. No, veramente, veramente divertentissimo, mi piace un sacco. È veramente divertente. Poi gli si mette dei pannelli sul tetto, no? Esatto, potrebbe essere anche questa un'idea carina, mettere due pannellini sul tetto per dargli appunto un po' di energia in più mentre si va. Quindi si schiaccia l'acceleratore, la macchina prende tranquillamente, cioè non strappa, è molto progressiva, è tranquilla. No, veramente, 42. Poi magari la 125 la va di più. Sicuramente, ma che magari anche magari il motore è il solito, magari questo lì è limitato, sì. Elettronicamente. Sì, viene sbloccato e ti rifanno il libretto a 125. A 125. A 16 anni. Comunque lo sterzo è come sembra di avere il manubrio di un motorino, perché è diretto quasi, quindi le ruote girano immediatamente, non dobbiamo fare tanti giri di sterzo per girare la bicicletta, l'automobile. 47 all'ora, 48, cioè siamo già al massimo, 50 all'ora. Piglia subito. Ma dà anche la sensazione di avere una macchina molto più grande, non sembra così piccola, ecco, non ti dà questa sensazione. Perché è confortevole. Sì, molto bellina, ma veramente bellina. Infatti è anche cioè non è solo per ragazzi. No, allora, sinceramente. In città, secondo me,
Firenze, Firenze, Milano. Ma anche per piccoli spostamenti in campagna va bene una macchina così. Cioè uno deve andare magari a un paesino e abita in una zona un po' più isolata, deve andare a comprare il pane. Deve andare a comprare. Magari c'ha pannelli, la carica. Esatto. Ad esempio, di motorino. Qui siamo a una velocità normale, siamo a 40 all'ora e più di questa velocità non possiamo andare. E effettivamente la macchina fa quello che deve fare. Tanto le città più di 50 però, anzi, in alcuni posti dovranno limitarla anche a 30, quindi in tante zone. Si può fare anche la rotonda. Facciamo la rotonda e poi rientriamo. Sì. Ragazzi, mi piace da morire. La compro subito. Appena faccio l'affare della casa. Io ero un amante delle api, tipo quella. E già quello per me era una cosa troppo. È la pettina 50, la 125. Cioè veramente spettacolare. Ce l'avevo anch'io. No. Ma veramente lo sterzo, guardate, cioè basta girare. Io ho girato un quarto di sterzo spettacolare. Adesso mettiamo la freccia. Adesso è comoda qui. Ma infatti è maneggevolissima, ma è stupenda, cioè è proprio divertente. Ora io entro qua, sì. Ci parcheggiamo davanti all'officina. Sì. No, c'hai una persona che ti aspetta. Questo è di un mio amico, tanta roba. Quindi io mi fermo così. Sì, tu pigi la P. La P qual è? La P tu pigi il tastino sopra. Questo qui, entra freno. Infatti si sente meccanicamente proprio il pedale del freno che si schiaccia. Io posso lasciare tutto adesso. Basta, sei a posto. Per uscire devo premere tasto, questo. Come? E la macchina è già aperta. Sì. Se no lo lasciamo qua. Sì. Così. Sì. Ah. E poi spingi in avanti. Sì. E via. Sono andato bene. Nel 2003 la moto. Abbiamo già un acquirente per la macchina, Bello. Lo abbiamo già acquisito. Sono affari. Quanti ne prendi? Due? No. Una? Ora, due. Quante ne prendi? No, una dei nipoti, non ne ha due. Fanne un altro. Fatene fa un altro di nipoti. Tanto sei giusto, Bravo, hai ragione. Presentati. Sono il Cecca, ciao. Cecca. Buongiorno. E lui, anche lui, è ovviamente non macchina elettrica, ma qui parliamo di altra roba. Cercavo una moto. Zach, quindi tiriamo un po' le conclusioni su queste macchine. Allora, le conclusioni sono che qui si può accontentare avendo pannelli fotovoltaici, assolutamente, caricarle e andarci a giro casa lavoro oppure ufficio, oppure chi ha un'esigenza grossa. Ovviamente spostamenti sempre cittadini, mi ha fare 200 km. No, assolutamente, assolutamente per no. Qui per andare a comprare il pane, per andare a farsi a piedi, per andare a fare una visita, esatto, per andare a scuola, per andare in palestra, per andare a fisioterapia. E qui per chi ha delle problematiche che può usufruire. Già, diciamo tutte le varie agevolazioni ci sono su queste macchine qua. Questa per chi ha un'invalidità dal 33%, tu scarichi la macchina come un presidio medico. Esatto. Quindi il 19% di che tu paghi. Poi tu c'hai l'IVAE 4, tu vai a giro senza assicurazione, senza targa, senza bollo, senza nulla, perché tu la utilizzi come una bicicletta. Come una bicicletta. Dicevo, l'assicurazione della bicicletta, della bicicletta. Di capofamiglia. Esatto. E tu vai. E ti ritorna indietro anche dei sordini sulla denuncia dei redditi. L'altra è più quasi un'automobile. È più un'automobile, diciamo. Con la struttura proprio smart. Certo. 50 certo. E 125 con tutti i comfort, tutte le cose per ragazzi o anche per una persona che lavora in ufficio, non sa da sporcare. Certo, ad esempio, Storio di Firenze, di Prato, 100 Storie di Prato, di tu Pistoia. Tu entri dappertutto. Certo. Dove puoi entrare ovunque con queste. La trovi il parcheggio sempre o nel motorino o nelle macchine. Infatti, non sei obbligato a metterla nei posti auto. No. E niente, aria condizionata. Ti fa conto, tu hai uno scooter coperto a macchina con tutti i tuoi comfort, il viva voce, la musica, l'aria condizionata. Certo, no, ma l'abbiamo visto. Abbiamo visto facendo il giro. Effettivamente il prodotto mi piace perché è molto molto. Poi. Ovviamente io la potrei comprare per fare piccoli spostamenti, ad esempio come è la bicicletta elettrica per andare alla radio dove io appunto lavoro, è un mezzo che può andare benissimo perché le strade che devo affrontare io sono anche strade molto strette oltretutto,
quindi non farei la strada ovviamente quella più veloce, farei una strada magari di collina, però con un mezzo del genere io posso andarci tranquillamente 4-5 volte e ricaricarla una volta alla settimana, perché sono circa 12-15 km, sarebbero 30 km al giorno, diciamo una ricarica ogni 3 giorni, sì, mediamente. Sì. Considerando però che oltre alle salite abbiamo le discese, quindi un po' recuperiamo anche sì, dalla discesa, e quindi diciamo i 15 km di autonomia magari diventano, diventano inferiori, perché ne consumiamo meno di energia facendo la discesa. Poi questa qui, chi non ha un garage, assolutamente si sfila le batterie, le si porta via le batterie e le porta in casa, e quindi è importante, diciamo, se uno c'ha l'impianto a casa, dice guarda, 2 ore come c'hai te a casa, io vo a casa sulla pausa pranzo, l'attacco, ne butta a 2000, certo, e l'energia in più va tutta a lei, va tutta lì e ci venga a lavorare gratis. No, no, è un mezzo carino da morire. L'altra non c'ha l'estrazione delle batterie, è sotto il sedile la batteria, bisognerebbe studiare qualche cosina, vediamo di trovare il verso di fare una, diciamo, una batteria customizzata da noi, sì, per renderla ancora più facile da utilizzare, sì, che non sia troppo pesante. Queste ovviamente le ho vendute 2 a Firenze, tutte e 2 c'hanno il problema della ricarica e non c'hanno il garage, infatti. E ce n'è una poverina prima coi filo ciondoloni dalla finestra, sulla strada, insomma. Poi ha comprato un bluetti E se la porta dietro, lo mette dietro e l'aggancia, però se ha 0 i bluetti non gli basta, perché sono 2 kW. Sì. E qui c'è 5 batterie da 80 ampere AGM, 12 volte. Quindi qui non abbiamo le litio, no, qui abbiamo le AGM. Qui ci si potrebbe anche balloccare. Assolutamente, aumenterebbe di tanto la capacità di questa macchina. Con batterie attualmente AGM, quindi. Oppure per non andare a toccare per la garanzia per i primi anni, si può proporre un accumulo che gli faccia la ricarica. Sì, tipo una centrale elettrica. Un piccolo inverter, o se no si potrebbe col solito voltaggio da batteria a batteria. Esatto, solito voltaggio però. Sì, assolutamente. Voltaggio. È una cosa da studiare, questa la vediamo. Un pochino. Diciamo un po' velocemente quanto possono essere i prezzi di oggetti del genere. Questa si va su 9,9. Ok. E questa si va da 15 in su. Dai 15 in su? Sì. Ok. Con tutte le agevolazioni, sì, che abbiamo detto. Sì. Ovviamente questa è anche sotto il prezzo di, diciamo, delle microcar, delle Ligier, sta roba qui. Perché sì, quelle si va con l'aria condizionata e servo sterzo anche a 21. Quelle che vanno. E questa invece no, questa ce l'ha già, questa è optional, questa e costa, sì, questa cifra qua. Sì. Quindi ragazzi, qualsiasi informazione, ovviamente io vi lascio tutti i link, sì, al di sotto dei commenti di questo video, alle descrizioni. E cosa dirvi? Per adesso io mi fermerei qua, perché l'esperienza è stata veramente carina, simpatica, ci è piaciuto veramente molto. È un sistema che a me mi interessa molto, perché questi sono mezzi che, come dicevamo, sono utilissimi per tante tipologie di persone e di tante situazioni che magari con altri mezzi sarebbero più difficoltosi e anche più costosi. Oltretutto abbiamo un'automobilina, non sono Tesla, non sono macchine ovviamente da viaggio, è un'altra cosa. Questi sono dei ciclomotori o quadricicli leggeri, elettrici però, con tutti i comfort, perché l'aria condizionata è tanta roba in una macchinina del genere. Quindi tutte le schede tecniche ve le lascio sotto nei link, ovviamente per quello che, per le persone sono interessate ovviamente ad un oggetto del genere, i contatti di Loris. E cosa dirvi? Vi ringrazio come sempre, like e condividi, iscrivetevi al canale, e l'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita al canale, a questo canale. Ciao ragazzi! Free Energy.